Carlo Tuzza di CSP Fea. Sono responsabile del supporto tecnico, in particolare per quanto riguarda i software e il supporto di modelli di infrastrutture, ma anche di analisi non lineari particolari, come quelli magari di temi che riguardano, ecco, la muratura. Il webinar di oggi durerà circa mezz'ora, è sotto forma di slide, e parleremo di un argomento un po' particolare. Vorrei. Scusate un po' di settaggi. Okay. Anticipare il fatto che webinar di istruzioni per risolvere dal punto di vista normativo strutture di questo tipo. Lo scopo è vedere come fare alcuni tipi di analisi che poi paragonate a necessità, insomma, di progettazione possono essere utili a questo scopo. Il tema di oggi, appunto, tratta edifici alti in muratura. Edifici alti in muratura, storici. Mi è venuto in mente come esempi, insomma, ecco, le campanili. Campanili sono una categoria di strutture in muratura molto presente in tutto il territorio e che anche loro possono avere ovviamente le loro problematiche sismiche e possono essere risolte in diverse metodologie. La normativa non dà linee guida specifiche per questo tipo di strutture. E oggi non faremo riferimento alla normativa nostra, insomma, italiana per questo tema, perché appunto ne è sprovvista. Farò vedere come con le nostre soluzioni software e le nostre procedure si possono fare utilizzare delle analisi come la dinamica non lineare per cogliere, studiare la prestazione sismica di un edificio esistente di questo tipo. Campanili, anche le ciminiere industriali, muratura, la zona dove siamo noi, ce ne sono parecchie, sono strutture che non sono ancora, che sono in disuso, ma che sono ancora presenti nel territorio. Si tratta di strutture di semplice entità, le ciminiere sono delle colonne molto alte di forma cilindrica in muratura. Alcune di queste possono avere anche dei capitelli in cima, altre invece semplicemente sono troncate a un certo punto. E sicuramente più un carattere artistico sono i campanili e le torri medievali. Ci sono torri medievali anche molto alte, soprattutto nella zona di Bologna, insomma, nella città di Bologna ci sono ancora delle torri in muratura molto snelle e alte, ma tutto il territorio italiano è rappresentato da queste tipologie di strutture. Il tema in particolare tratta la vulnerabilità sismica di edifici alti in muratura, come per esempio campanili, ciminiere in muratura e torri. Però si può estendere questo tema non solo appunto alle ciminiere, campanili, ma e alle torri medievali, ma anche per esempio a fari che hanno questa conformazione, anche se più rari, ecco, rispetto alle prime tre citate, ma anche monumenti veri e propri di alti e snelli, come sono gli obelischi, o per esempio anche mi è venuta in mente la colonna Traiana, che è un monumento, è una colonna molto alta, e con in cima anche una statua e ricoperta di fregi importanti. Quindi tutto utilizzo queste immagini per rappresentare una categoria, ovviamente. Gli esempi che vedremo oggi non sono esempi reali, quindi non sono di edifici veri, ma sono tipologie, sono modelli di calcolo che rappresentano quelle categorie, quindi sono modelli didattici.
la cui procedura, che viene spiegata, poi si può in maniera uguale utilizzare anche per un vero lavoro, un lavoro vero e proprio più dedicato. I danni del sisma, strutture di questo tipo. Ovviamente si possono avere dei completi crolli o dei crolli parziali, spesso che interessano la sommità di questi edifici. Oppure superano l'evento sismico con dei danni permanenti che in alcuni casi portano poi alla demolizione. Qui vediamo alcune foto che ho estratto, insomma, dagli ultimi terremoti nelle zone, insomma, del nord, dove proprio il danno può essere che interessi completamente, per esempio, la torre medievale con l'orologio che è venuto giù completamente, oppure porzioni di strutture in cima. Il danno, per esempio, nell'immagine centrale. La torre non è crollata del tutto, però questo tipo di danno che comporta un crollo parziale in cima della struttura può essere paragonato a praticamente un crollo totale, cioè nel senso recuperare poi questo tipo di danno diventa ecco, quasi una ricostruzione, non dico completa, ma quasi. Fortunatamente questo tipo di crolli parziali non mettono in pericolo la salvaguardia della vita, okay? Perché crolli parziali di questo tipo possono insomma, scongiurare la perdita di vite umane, però è un danno di una certa importanza a cui insomma, bisogna magari avere noi adesso con questa introduzione, con questi tipi di analisi. Cercare di prevedere, capire e eventualmente intervenire prima. Quindi, sintetizzando i tipi di danni che possono avvenire, per esempio, in questo disegno stilizzato di una torre campanaria, se vogliamo vederla così, possono esserci delle rotture importanti longitudinali lungo tutto lo sviluppo della torre. Che può essere un danno che poi si può fermare, oppure può portare proprio al distacco, all'apertura e rottura e crollo completo della torre. Oppure delle rotture in sommità, trasversali, a diverse altezze, che potrebbero coinvolgere la parte principale del nucleo, oppure, come magari può essere intuitivo, dove la sezione cambia e diventa una sezione più debole, spesso torri di questo tipo in cima hanno delle ospitare le campane, per esempio, e che quindi cambia la loro forma e spesso riducendosi di sezione, e quindi può essere anche senza particolari analisi un aspetto, insomma, è intuitivo capire che è un punto debole della struttura, può essere proprio quelle zone. Inoltre, il fatto che la parte alta, la sommità, la parte finale di strutture alte, snelle, in muratura, siano il punto debole principale, lo fa capire anche la loro natura dinamica. Questo è un modellino stilizzato, monodimensionale, di studio, dove una sezione variabile tubolare rappresenta in maniera molto sintetica una ciminiera, ma può essere paragonabile a qualsiasi altro edificio, diciamo, con queste caratteristiche snelle e alte. Okay? Insomma, guardando le frequenze proprie, quindi il comportamento dinamico di questa struttura, si intuiscono diverse cose. Ricordo che sempre che l'analisi modale, lo strumento di analisi modale, non è magari forse un esempio completo per questo tipo di fenomeno, però è indispensabile per capire, è uno strumento facile di utilizzo quotidiano per capire comunque il comportamento, il comportamento dinamico della struttura, senza andare poi a interessare anche le altre analisi di livello superiore che poi vedremo.
Infatti, come è già anche intuibile la teoria, ecco, senza nella necessità di fare un modello di calcolo, abbiamo diverse frequenze. Una frequenza, la frequenza principale, quindi quella con periodo proprio di vibrazione più alto, intorno al secondo, è quella di un'oscillazione semplice, paragonabile a quella di un oscillatore semplice, appunto. Poi, però, non è l'unica, esistono anche i modi di vibrare superiori. I modi di vibrare superiori per strutture di questo tipo diventano di una certa importanza, mentre negli edifici classici i modi di vibrare superiori sono di un'importanza secondaria e sono più importanti i modi di vibrare principali. I modi di vibrare superiori per questi edifici diventano di fondamentale importanza per il seguente motivo. Guardando anche il valore del periodo, per esempio, il primo modo di vibrare è intorno al secondo. Questo è un esempio, ovviamente, però possiamo facilmente affermare che strutture alte e snelle hanno periodi di vibrazione alti, che interessano quindi accelerazioni tendenzialmente basse. È vero anche che la massa eccitata è alta perché, per esempio, qui siamo intorno al 56%, quindi non una massa trascurabile. Però il periodo così alto, e in alcuni casi anche più alto, fa pensare che sì, sicuramente un punto fondamentale, insomma, ecco, della dinamica della struttura, però non è l'unico. I modi di vibrare superiori abbassano il periodo proprio di vibrare della struttura, passando a 0,04 secondi, per esempio in questo caso. Passando a 0,04 secondi, questo è il modo di vibrare 4, al quarto modo, siamo già nel plateau, quindi interessa accelerazioni più importanti, più forti, le massime. È vero anche che la massa eccitata è solo il 4%. Quindi direi anche bassa e trascurabile, però bisogna fare un ragionamento. Il 4% di questa struttura è interessata alle massime accelerazioni. Quindi il 4% della struttura, che può essere insomma una parte che interessa la cima della struttura, può essere soggetta, probabilmente sarà soggetta a crollo. Il fatto di perdere o di avere un crollo parziale di questa struttura potrebbe portarci ad affermare che è un danno o un pericolo paragonabile a un crollo quasi totale, perché il 4% di massa che crolla a 20, 30, 40, 50, 60 o anche in alcuni casi alcuni campanili anche 100 metri di altezza è un pericolo per la vita umana, quindi un salvaguardia della vita, paragonabile anche a un crollo totale, perché una massa del 4% che crolla da quell'altezza vuol dire avere un pericolo paragonabile a un crollo quasi totale della struttura, senza contare il fatto che una volta che viene il crollo di questa porzione di struttura, anche se solo il 4%, da quell'altezza, non sappiamo tutto quello che succede in cascata dopo. Nulla vieta che poi il crollo di questa porzione di struttura non si trascini dietro anche tutto il resto della struttura. Quindi è vero che il crollo e l'azione sismica interessa solo il 4% della struttura, ma gli effetti concatenati successivi possono portare a un crollo completo della struttura, cosa che è difficile riuscire a prevedere con gli strumenti di calcolo commerciali. Ecco. Intuitivamente, il 4% di una struttura di questo tipo che crolla è vicina a un paragone di una struttura che crolla, potrebbe essere anche paragonata a un crollo completo come pericolosità complessiva e globale. Andando oltre, quindi, una volta estratti gli autovalori, studiata la dinamica lineare della struttura, che è uno strumento, l'analisi modale ormai quotidiano, di facile utilizzo e che ha diversi riscontri in letteratura, decidiamo di andare avanti e dimostrare uno strumento nuovo di lavoro che è la dinamica non lineare. Sempre questo modello stilizzato, che non utilizzeremo poi le analisi successive, ma solo giusto per far capire, si tratta di
applicare alla base, quindi ai nodi di vincolo, un accelerogramma. Oggi non andrò ad approfondire come viene, diciamo, creato. Gli accelerogrammi, un mondo a sé, nel senso che ci sono accelerogrammi registrati, naturali, spettrocompatibili, eccetera, e che poi si decide, una volta fatta questa prima decisione sul tipo di accelerogramma da utilizzare, si decide di utilizzarlo attraverso una dinamica non lineare, chiamata time history, chiamata analisi al passo, a integrazione diretta. Diversi sono i termini che la caratterizzano. Lo scopo è quello di applicare alla base un accelerogramma, che è appunto un segnale composto da accelerazione in ordinata, e per tutto uno sviluppo temporale, che può essere di 20, 30, 40 secondi, che è rappresentato dalla scissa. Il software che svolge l'analisi dinamica lineare deve risolvere ogni step temporale l'equazione del modulo. Questa che vediamo è l'equazione generalizzata dell'equilibrio dinamico, che è rappresentata da diversi termini, sicuramente abbiamo studiata, e rappresenta insomma la matrice delle masse legata all'accelerazione, quella di smorzamento, alla velocità, di rigidezza, di spostamenti, da origine poi alla forza, che è appunto il segnale stesso. Nelle analisi utilizzate fino adesso, nei modelli spettrali, eccetera, questa viene semplificata, decurtata di alcuni termini, e semplificata utilizzando gli strumenti di analisi ben precisi, mentre invece l'analisi dinamica non lineare ha lo scopo di svolgere al completo questa funzione. Ogni termine viene sviluppato a ogni step e quindi aggiornato, perché come tutte le analisi non lineari, a ogni step di carico, in questo caso ogni step temporale, viene aggiornati tutti i termini dell'equazione. Qui vediamo alcuni estratti dal software, in questo caso appunto parliamo di Midasphere NX. Quasi tutti i software della Midas, anzi tutti i software della Midas, fanno analisi dinamica non lineare, con più o meno gli stessi algoritmi. E in particolare Midasphere NX svolge l'analisi dinamica non lineare bene anche per modelli continui, cioè modelli a plate o a solidi. E qui vediamo alcune finestre necessarie alla compilazione e all'impostazione di questo tipo di analisi. Una cosa, partendo da sinistra, una delle prime finestre che viene chiesta è lo smorzamento naturale. Torno un attimo. Lo smorzamento naturale è quello che è rappresentato dalla matrice C, che raramente viene utilizzata nelle analisi classiche, lineare statica o dinamica lineare, perché bisogna scendere a dei compromessi semplificativi. Solo la dinamica lineare riesce, diciamo, a svolgere in maniera completa, considerando lo smorzamento naturale della struttura. Lo smorzamento naturale della struttura permette di abbattere le forze di ingresso sulla struttura stessa, seppur di poco, perché lo smorzamento naturale, soprattutto per strutture in muratura, è sicuramente un termine di bassa entità, ecco, non è fondamentale per la salvezza della struttura. La struttura non si salva per uno smorzamento proprio, ecco, soprattutto una struttura in muratura, ecco, che ha uno smorzamento naturale comunque limitato. Però è bene, con alcune regole teoriche, impostarlo correttamente. Questo che vediamo in particolare è uno smorzamento alla Rayleigh, quindi lato massa, lato rigidezza, e voi già conoscono dalla letteratura, e che chiede appunto due periodi fondamentali della struttura per poi abbinare tutta la proporzionalità dello smorzamento alla struttura. La seconda schermata sono in parametri specifici delle analisi non lineari, sia dinamiche non lineari che statiche non lineari, che sono le norme sulla convergenza, che non entro insomma troppo nel dettaglio, però sono impostazioni insomma classiche di questi tipi di analisi. La terza finestra è lo step temporale, cioè l'equazione del moto la devo sviluppare in che finestra temporale? Beh, se il segnale che noi abbiamo introdotto è di 20 secondi, decidiamo di svilupparla appunto per 20 secondi.
E poi c'è un incremento temporale da decidere, 0,05 secondi, 0,01 secondi, 0,001 secondi. Questo dipende da alcuni fattori che bisogna tener conto in base all'accelerogramma che abbiamo inserito. L'ultimo settaggio, l'ultima finestra da compilare è il settaggio delle analisi non lineari, quindi la scelta del tipo di algoritmo, stiffness in Newton-Raphson modificato, eccetera. Alcuni settaggi che adesso non entro nel dettaglio, ma tipici dettagli, settaggi per le analisi non lineari, non solo dinamiche non lineari, ma anche statiche non lineari. Quindi alcuni di questi settaggi coincidono con i classici settaggi di analisi non lineari, altri invece sono tipici dell'analisi dinamica non lineare, come il primo e il terzo. Le analisi dinamiche non lineari, soprattutto su modelli al continuo, plate o solidi, sono di lunga soluzione. Non si nasconde il fatto che comunque sono analisi lunghe da svolgere. Si parla in termini di qualche ora, 2, 4, 6, anche 8 ore, ecco, diciamo per modelli anche non troppo sviluppati. Allora bisogna avere un software che sia a 64 bit e che abbia strumenti di sfruttamento della CPU al massimo della sua possibilità. Phoenix, per esempio, ha un assolutore multifrontal che possiamo impostare sulla quantità di che ha il nostro computer, e se mettiamo lo stesso numero di processori totali della nostra macchina, sfrutterà il 100% della GPU. E quindi a questo punto il testimone è passato al nostro computer, alla macchina di cui ci dotiamo. Ovviamente più potente è la macchina, più questi tempi si riducono. Questo software può arrivare a sfruttare il 100% della GPU e quindi poi diventa nostro criterio sul tipo di macchina utilizzare. Comunque è un'analisi che si può svolgere con i moderni, insomma, computer di lavoro che utilizziamo, non ci vuole un computer apposta. Okay. Se è un'analisi, se diventa un core business, le analisi dinamiche non lineari nella nostra azienda, ci dotiamo di uno strumento apposta. Altrimenti, se parliamo di un lavoro, diciamo, limitato nel tempo, un computer, diciamo, di buona qualità, ma di classico, ecco, può essere comunque sufficiente per l'utilizzo del lavoro. Ovviamente bisogna mettere in conto delle ore di analisi che servono, necessarie per lo sviluppo dell'analisi. Insieme all'algoritmo di dinamica lineare, bisogna abbinare al nostro modello di calcolo un legame costitutivo appropriato, che abbia una serie di caratteristiche. La prima caratteristica è che sia compatibile con la dinamica non lineare, quindi che funzioni in dinamica non lineare, non tutti funzionano. Quindi poi ovviamente deve essere paragonabile a un legame costitutivo di comportamento fisico alla muratura. In questo caso utilizziamo un materiale che si chiama Concrete Damage Plasticity. Il termine concrete fa suggerire che ovviamente è nato per il calcestruzzo, per il cemento. E sì, questo è un legame costitutivo che è largamente da anni utilizzato nel mondo accademico e non solo, anche in altri software di calcolo, anche molto spesso in accademia, che è un modello di calcolo molto referenziato, cioè è stato utilizzato alle spalle diversi ricerche, utilizzo nelle ricerche mondiali. È un legame costitutivo presente, insomma, in tutto il territorio mondiale, ecco, come utilizzo poi piuttosto che in un software, piuttosto che un altro, piuttosto che strumenti di ricerca, però è, diciamo, la sua teoria è conosciuta e largamente utilizzata. Implementato anche in questo software e ha la particolarità di essere molto stabile nella dinamica non lineare, di avere la possibilità di introdurre comportamenti elastofragili a trazione e a compressione, editabili da utente, e che quindi con alcuni accorgimenti lo possiamo, diciamo, adattare a un comportamento paragonabile a quello della muratura. Quindi è nato per il calcestruzzo, armato e non armato, ma con alcuni accorgimenti adattabile al comportamento della muratura che ne è simile.
L'unica cosa che non è in grado di rappresentare, che è tipico della muratura, è l'ortotropia. È un isotropo questo materiale, però, ipotizzare la muratura, isotropa piuttosto che ortotropa è ormai un compromesso che è entrato, insomma, nell'uso quotidiano. Insomma, con alcuni accorgimenti possiamo considerare la muratura come un comportamento isotropo. E quindi lavorare, insomma, con questa ipotesi di partenza, se è possibile, ovviamente, questa affermazione. Ci sono dei compromessi, ovviamente, i legami costitutivi estremamente fedeli alla muratura ci sono, però hanno anche un utilizzo complesso nei dati di input e alcuni di essi anche magari non lavorano in dinamica lineare. Questo è un legame che ha un ramo di scarico, perché è importante non solo il legame, la forma del legame costitutivo, ma è estremamente importante anche come si comporta questo legame costitutivo quando noi andiamo a scaricare, perché la dinamica lineare, a differenza di una statica lineare, è un segnale ciclico. La statica lineare è monotona, mentre invece la dinamica lineare è ciclico, quindi mentre quando carico, a un certo punto poi dovrò scaricare perché la forza si inverte. Questo ramo di scarico è fondamentale ed è molto importante perché insieme al ramo di carico, carico e scarico, danno origine al ciclo esteretico. E il ciclo esteretico della struttura è il parametro, diciamo, è il comportamento fondamentale che noi vogliamo cogliere durante questo tipo di specifica analisi. Qui come si presenta l'input di questo legame costitutivo? Vedete a sinistra c'è una finestra generale dove chiede alcuni parametri di cui non entro nello specifico, ma che la teoria spiega bene, l'angolo di dilatanza, l'eccentricità, l'FB con 0 sull'FC, il rapporto di FB con 0 su FC con 0, il KC, il coefficiente di viscosità, hanno tutti sono, diciamo, legate a un'informazione teorica ben specifica. Poi, insieme a questa, che serve a definire il dominio di resistenza, torno nella slide precedente, a sinistra, mentre ho parlato fino adesso della parte di destra, la parte di sinistra è il dominio, perché ovviamente prima di avere un ramo plastico devo arrivare a rottura. La rottura è definita dal dominio di rottura, ovviamente, che è un modello matematico e che viene, diciamo, con alcuni parametri specificato sulla parte di sinistra, di questa schermata. La parte di destra, invece, è il legame vero e proprio, cioè quello che succede una volta toccato il dominio di rottura, superato il dominio di rottura, lato trazione o lato compressione, come si deve comportare il legame sigma epsilon. Come vediamo, a compressione, sia compressione che a trazione, è un comportamento, diciamo, parabolico, ecco. Una più o meno la forma che ci interessa, infatti è compilabile tramite due colonne Excel. Noi possiamo proprio scrivere due colonne Excel che rappresentano la forma elastoplastica che più ci interessa, distinta tra trazione e compressione, ovviamente. E questo ci permette di essere molto fedeli al comportamento non lineare che noi vogliamo rappresentare di quella specifica muratura o di materiale. Questo che vediamo è un test, si parte ovviamente sempre da test semplificati per capire dove si va a parare, insomma, con l'analisi di un muretto, di un muro rappresentato da una mesh, un muro quadrato di forma regolare che viene sottoposto a un carico ciclico sempre crescente in sommità e sotto incastrato, quindi viene scosso orizzontalmente fino ad avere un danno completo e esaustivo. Le informazioni che otteniamo sono due: il ciclo esteretico a destra, in alto a destra in blu, questo è il ciclo esteretico registrato alla fine dell'analisi. In rosso ho rappresentato un inviluppo, cioè di questo ciclo esteretico, cioè come, mettendo insieme tutti i picchi di carico e scarico, come si sviluppa il comportamento, forza, spostamento globale del modello, dell'esempio.
E questo particolare esempio, esiste un tutorial passo a passo, proprio dall'inizio, dalla modellazione al settaggio di analisi, al settaggio di materiali fino all'output. Passo passo, noi abbiamo un tutorial fatto da me e che potete trovare proprio nel nostro sito www.csvfa.net, alla sezione Ti serve aiuto Bookshop. C'è questo documento. I clienti, insomma, sanno che è gratuito, basta, insomma, comandare una mail di richiesta e creare un documento che appunto sviluppa questo tema, questo specifico esempio dall'inizio alla fine. Passiamo a degli esempi veri e propri, non sono esempi reali, ma sono esempi ispirati alla realtà, come per esempio il primo è un modello FEM di una ciminiera storica. Parlo di ciminiera storica per riferirmi a quelle ciminiere in muratura che spesso sono presenti nel nostro territorio, esempio le fornaci, insomma, dell'Ottocento e primi Novecento. In aggiunta, allora, prima parlo del modello, il modello di calcolo è estremamente semplice, in questo caso è un cono, un cilindro, diciamo, sì, è un cono, insomma, ecco, perché la sezione superiore e inferiore sono diverse, possono cambiare anche gli spessori, ovviamente, modellato a plate, quindi la creazione di questo modello è estremamente semplice e veloce. È un modello molto semplice, composto da elementi plate a quattro lati. Elementi plate di cui a destra vediamo un estratto teorico, insomma, il classico elemento plate, a rigidezza membranale e flessionale. Possono essere plate a quattro lati o tre lati. In questo caso, vista la semplicità del modello, si sono utilizzati elementi a quattro lati. Quattro nodi, che si può dire. A sinistra vediamo un'opzione che, più che un'opzione che riguarda il modello di calcolo, è un'opzione che riguarda l'analisi, però ho preferito metterla qui, che è la non linearità geometrica, cioè oltre alla non linearità del materiale, vista in precedenza tramite l'aggiunta del legame costruttivo ben specifico, noi possiamo considerare contemporaneamente alla non linearità del materiale anche la non linearità geometrica, cioè l'aggiornamento della matrice geometrica ad ogni step. Questo comporta cercare di cogliere alcuni fenomeni, come per esempio gli effetti di delta, gli effetti di non linearità geometrica classici, ma anche quelli, diciamo, più evoluti. Qui vediamo a sinistra una stilizzazione del problema, cioè data una deformata importante, il carico verticale dà origine a delle sollecitazioni aggiuntive che con la non linearità geometrica teniamo in conto. E che in edifici come questi diventa fondamentale. Ecco qui un esempio, quindi questo è un piccolo video degli output del modello di calcolo eseguito. A sinistra vediamo appunto la base, a destra vediamo lo svolgimento dell'analisi e vediamo proprio come a un certo punto il modello di calcolo, l'analisi, non necessariamente arriva a buon fine, cioè nel senso scusate, non arriva alla fine del segnale. Se il danno è estremamente elevato, le matrici di rigidezza non sono più, diciamo, sostanziose dal punto di vista numerico e può darsi che l'algoritmo si fermi. In questo caso, infatti, si ferma a 5 secondi sintetizzato perché andando a consultare vediamo che appunto, come vedete, il modello a un certo punto diventa tutto rosso, il danno è quasi completo e si accartoccia addirittura, quindi difficile pensare a dei risultati oltre questo limite, insomma, ecco. Sicuramente questo è un limite su cui fermarci e capire che questo è il limite sismico prestazionale della struttura. In particolare l'ho riassunto qui. Quell'immagine finale di accartocciamento di danno completo della struttura, quindi così la metà, si manifesta a 5 secondi e rotti dall'applicazione dell'accelerogramma. E abbiamo due importanti risultati, quindi la mappatura del danno e un altro dato estratto di mia iniziativa, perché comunque insomma, ecco, non ho seguito ecco, delle linee guida in particolare. È lo spostamento in cima della struttura.
Plottando in ascissa il tempo del cerogramma, è in ordinata lo spostamento 5 secondi, lo spostamento diventa molto alto, tendente all'infinito. Ora, il software non ci dice la struttura crolla, ok? Non ci sono parti di cubitali, perentori, non ci dà lui la sentenza finale. Dobbiamo dedurla noi in base ai risultati che lui produce. E qui, insomma, è anche abbastanza semplice, insomma, oltre i 5 secondi abbiamo una mappa del nano completa, quasi al 50% della struttura, e una divergenza dello spostamento in cima che tende all'infinito. Sicuramente possiamo affermare che rappresenta un crollo completo della struttura, o comunque parziale della struttura. Molto interessante. Se noi andiamo a diminuire l'accelerogramma, quindi alla ricerca dell'accelerogramma di capacità, agendo sulla G, perché anche gli accelerogrammi, come gli spettri, sono caratterizzati dalle stesse informazioni come la PAG, diminuiamo la PAG e risvolgiamo l'analisi, alla fine dell'analisi avremo uno scenario di danno diverso, o completamente assente, quindi dovremo vedere una struttura completamente blu, il danno non si è mai manifestato. Ricordo che il danno ovviamente è legato al fatto del superamento della resistenza a trazione o compressione in alcuni punti della struttura. In questo caso, abbattendo del 30% l'accelerogramma, il danno si riduce parecchio, ma non del tutto. Si riduce al 5% della struttura, quindi siamo passati da 48 al 5%. È un danno che noi possiamo pensare di mantenere, oppure dobbiamo continuare ad abbattere l'accelerogramma. È un danno che però a quanto pare non porta al crollo della struttura, perché se noi plottiamo anche lo spostamento in cima della struttura, vediamo che gli spostamenti oscillano a destra e a sinistra all'interno di un range, e alla fine dell'accelerogramma, circa 20 secondi, lo spostamento addirittura un pochino tende a diminuire e a fermarsi, quindi non c'è una divergenza verso uno spostamento infinito. Oscilla intorno agli 8-10 centimetri, che per una struttura di queste dimensioni potrebbe anche essere, insomma, ecco, plausibile, pur rimanendo, insomma, in equilibrio. Un altro esempio, un po' più complesso, è un campanile storico, che può avere, diciamo, può avere una forma, una caratteristica di questo tipo. Non è ovviamente ispirato a un campanile in particolare. C'è un nucleo quadrato, snello e alto, con delle aperture a una certa altezza, con delle porte ad arco, delle porticine, finestrelle ad arco a una certa altezza costante. A un certo punto la parte finale, c'è un capitello aperto sui quattro lati che ospita appunto le campane. La parte finale c'è un cappello, diciamo, piramidale, che può rappresentare appunto la copertura, può essere in pietra, in mattoni, oppure anche in alcuni casi sono in bronzo o in lamiera. Ovviamente che questo è modellato sempre con la stessa modalità, quindi modelli elementi a plate, a tre o quattro nodi, e considerando anche qui la geometrica. Stessa modalità, applicazione dell'accelerogramma. Qui vediamo fin dall'inizio un danno longitudinale in prossimità delle aperture, e a un certo punto vedete che adesso oscilla a destra, a sinistra, è ovviamente rallentato. Il risultato che noi stiamo vedendo, ecco, non è in tempo reale, è tutto molto rallentato per riuscire a vedere, a cogliere bene tutti i risultati. E vediamo che anche qui il danno si concentra a un certo punto sulla sommità della struttura, proprio come ci aspettavamo da ragionamenti iniziali. Fino a un certo punto arrivare a un danno, insomma, rappresenta il 15%, però di una parte concentrata nella parte finale della struttura. Quindi, insomma, ecco, vediamo, ecco, questo è un loop, ma il video sta andando in loop. Ecco, vediamo, vedete, ecco, prima a sinistra, poi a destra, con delle formazioni di chiazze rosse, oblique, ben precise, ben concentrate, che rappresentano un danno concentrato. Riassumendo alcuni step dell'analisi, vediamo a 1,23 secondi
longitudinali proprio che interessano la traiettoria di queste finestrelle, queste aperture sviluppate in altezza. Poi a 3,38 secondi dell'acelerogramma ci sono queste rotture, questi danni sviluppati in maniera obliqua in alto sopra la finestra, le finestre principali, le aperture principali. A 9,52 secondi specularmente dall'altra parte, e in più e inoltre aumenta il danno, scusate, puntatore, aumenta il danno anche in questa zona qui. Da 9,52 secondi a 20 secondi non c'è un grande cambiamento di danno. Questo ci fa capire che il danno si è fermato e continua a ripercuotersi sempre nella stessa modalità, aumentando un pochettino perché vediamo questa zona qui come si interessa un po' di più. Però tra 9, 5, tra il 10 e i 20 secondi rimane, diciamo, a interessare sempre la stessa zona. Anche qui abbiamo applicato, abbiamo estratto, monitorato lo spostamento in cima che porta a uno spostamento, a un monitoraggio dello spostamento in cima di questo tipo, e al 20° secondo, cioè quando spegniamo del tutto il segnale sismico, rimane uno spostamento residuo di 34 centimetri. Una struttura che comporta uno spostamento, una deformazione residua di 34 centimetri, non è poco, fa intuire a un danno permanente plastico. E si capisce anche dalle mappe a destra, che è un ulteriore output fornito dal software, questa volta non numerico ma simbolico, dove riporta le deformazioni, le aperture plastiche, la distribuzione di plasticità della struttura a fine analisi. La parte rossa e la parte blu è distinta con due simboli diversi che viene riportato, insomma, qui sotto, che non vado adesso a esporre, ma che insomma ecco è di poi insomma ecco fa parte insomma di cose specifiche. Qui possiamo con questo tratteggio nero abbiamo intuito, abbiamo tracciato noi una strada di danno che è plausibile seguendo appunto quelle proposte dal software, quindi un danno longitudinale che poi si diverge in due rami a destra e a sinistra in maniera inclinata in cima, che è un danno di taglio, insomma, di taglio, un danno a rottura a taglio, all'estremità superiore dell'edificio. Ultimo esempio che propongo è una statua con in cima una colonna. Ovviamente inventato, ecco, però sono monumenti ovviamente questi, che possono avere un'importanza rilevante dal punto di vista, insomma, di prestazioni sismiche nel nostro territorio. Questo modello di calcolo di studio ovviamente non è ispirato a qualcosa di reale, ma realistico. Si tratta di un modello, in questo caso, l'interesse è sulla statua, no? Quindi il modello la parte che la supporta, in questo caso, è semplificato con un modello BIM che lavora in campo lineare. Ovviamente si può evolvere questo modello quanto si vuole, creando anche la parte non lineare sottostante, eccetera, nelle modalità viste precedenti. Ma siccome le abbiamo viste appunto precedentemente, questa parte della colonna l'abbiamo lasciata come semplificata e che quindi sarà solo, diciamo, un tramite del segnale. Scusate un attimo. E in cima c'è appunto un modello solido agli elementi finiti con una mesh solida tetraedrica. Trascuro la parte di modellazione perché non è oggetto di oggi, ci sono degli strumenti apposta per creare modelli anche di questa complessità, però è un modello agli elementi finiti completo. È proprio un'impronta solida riempita di elementi FEM tetraedrici, a cui è stato associato il legame Concrete Image Model, eccetera, eccetera. E la stessa identica procedura che abbiamo visto precedentemente. Qui quindi viene svolta un'analisi dinamica non lineare, anche qui, dove la parte del piedistallo, la colonna, lavora in campo elastico lineare in questo caso, e la non linearità è solo associata alla statua. Qui avrà un'oscillazione durante tutto questo segnale ben precisa, a destra, a sinistra, eccetera, eccetera.
E alla fine dell'analisi noi possiamo andare a studiare gli effetti del danno ottenuti da questa analisi, da questo accelerogramma applicato. Per esempio, qui vediamo un danno, un damage a trazione, in una porzione, in porzioni limitate della statua, 100, quindi poco, insomma. Però possiamo proprio avere una fotografia del danno nell'eventualità sismica. Qui, per esempio, abbiamo proprio un danno concentrato nella mano, diciamo, della statua, nel polso, e poi anche in parte nella base. Girandola, diciamo, di spalle, vediamo altri danni visti nella parte, diciamo, inferiore della statua, quindi nell'attacco del piedistallo. Ecco. Quindi possiamo intuire, insomma, che c'è un danno alla base e un danno invece su un punto debole della statua, quale come per esempio il braccio, la mano. Ovviamente questo fa riferimento a tesi, ricerche, eccetera, sono modelli concettuali di studio, ecco. Allora, io ho finito e vi invito nel nostro sito a vedere nella avucspfa.net, nella sezione Ti serve aiuto Bookshop, ci sono tre documenti, tre che trattano questo tema, utilizzando sia Midas Phoenix che Midas Gen. Per temi come, per esempio, lo studio di un muro in mattoni soggetto a una forzante sismica in accelerazione, poi c'è un bel modello, un bel tutorial completo di un'analisi FEM di analisi e analisi spettrale statica non lineare di un ponte in muratura. È un tutorial molto completo perché parte proprio dalla modellazione, input, analisi e post-processing di un ponte in muratura. E l'ultimo invece tratta le analisi non lineari in muratura in maniera generale. In realtà quest'ultimo tutorial passa anche per modelli più semplici come per esempio un modello a telaio equivalente spesso utilizzato, per poi passare anche a modelli al continuo come plate e solidi. Quindi un tutorial molto completo anche quello. Vi invito, insomma, per chi è interessato ad approfondire questi temi, utilizzare questi tutorial perché sono molto completi. Un'altra cosa che vi invito a utilizzare, sia per chi è cliente ma per chi non è cliente, è il nostro motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Questo motore non ha fini commerciali, è un assistente tecnico virtuale. È nato per rispondere a domande tecniche e generali sui software e sull'azienda, quindi non ha Spesso queste chatbox vengono paragonate poi a strumenti commerciali, okay? Ma lo scopo è quello di sostituire per quanto possibile un tecnico di supporto negli orari fuori orario di lavoro e anche, insomma, per chi non è cliente non può usufruire del supporto e che quindi ha bisogno di qualche dritta, ecco. Qui c'è un esempio, vedete, qui ho scritto come si inseriscono gli isolatori, per esempio, no? E lui risponde non solo dando una panoramica generale, ma anche suggerendo dei tutorial dedicati a quel tema. Quindi è molto evoluto. Ovviamente non è paragonabile assolutamente a un tecnico di persona, però è destinato a evolvere, insomma, ecco, quindi di mese in mese noi cerchiamo di istruirlo in base anche alle domande non risposte di chi l'ha utilizzato. Però, insomma, ecco, io invito a utilizzarlo perché ha uno scopo, non ha scopi commerciali, ma ha scopi di tecnici, insomma, ecco, per migliorare sempre di più l'utilizzo dei nostri software e la comprensione dei nostri software. Io ho finito, siete in tanti ad aver partecipato, quindi, e sono tante anche le domande che state scrivendo. Io do a disposizione via mail per chi volesse scrivermi o può anche chiamarmi delle domande ben specifiche sul tema e sul webinar di oggi. Senza nessun impegno potete scrivere una domanda tecnico-commerciale come più preferite a info@csipfa.net oppure chiamando. E per quanto mi è possibile, volentieri cercherò di rispondere sia a chi è cliente non è cliente. Di oggi, se magari non ho esposto bene alcuni passaggi o volete delle delucidazioni più specifiche, rimango a disposizione. Intanto io vi ringrazio, il webinar è finito, date un'occhiata sempre al nostro calendario perché ce n'è uno anche settimana prossima di molte e
e io vi auguro buona giornata e grazie a tutti.